Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo 50esimo episodio. Ebbene sì, siamo arrivati a 50 episodi, quindi una mezza centinaia, diciamo, di Salernitana. Allora, siamo arrivati all'ultimo giorno di mercato e alle porte della sfida con la Juventus. In questo episodio vedremo la partita proprio con la Juventus alla Rechi, poi al Renzo Barbera contro il Palermo e per finire c'è la sfida di Europa League. Andremo a Dobro, non so dove sia ragazzi. Infatti ancora non abbiamo organizzato la trasferta, adesso ci pensiamo. Vi avevo lasciato nell'ultima puntata con la domanda se prendere qualcuno oppure tenere i soldi per la prossima finestra di mercato. Andiamo a rivedere tutti i colpi e la squadra come è stata formata in toto, in totale, tutta la rosa. Allora abbiamo in porta Dragoschi come primo portiere, secondo è De Roon e terzo De Jong, che sono giovani e devono crescere. A destra abbiamo D'Ambrosio e Teio. In difesa abbiamo Canabicco come coppia centrale, titolare, e poi Hernandez e Marlon come riserve, non c'è male. A sinistra abbiamo Vucinare insieme ad Abner, poi c'è Bastos, vabbè, con membro della Primavera, Emre Can, Januali, Gaudino e Botta, e dall'altra parte Carallà, e non c'è più nessuno. Quindi un centrocampista, diciamo, non lo abbiamo per sostituto, però li faremo girare, sono 5 per 3 posti, diciamo che ce la dovremmo fare. A sinistra abbiamo sia Champong che Villalba, Ponce, Vardy, Jamie Vardy come punta e Bernardeschi insieme a Gabbionetta, ma c'è anche Palacios per quanto riguarda l'esterno alto a destra. Come avete già capito dalle mie parole, ragazzi, io ho deciso di tenermi questi soldi. Ho deciso di tenermi questi soldi perché? Perché ritengo che la nostra rosa sia abbastanza buona per poter competere sia in campionato sia in Europa League, e quindi per andare avanti almeno fino a gennaio, perché poi possiamo nel calciomercato di gennaio migliorare un pochino la rosa e vedere come va. Comunque non sono tantissime partite, penso che ci riusciremo ad andare avanti almeno per ora, e quindi sono soddisfatto della nostra rosa attuale e andare avanti a chiudere questo mercato. Allora, visto che alcuni di voi si sono lamentati del nostro calciomercato dicendo che non è stato all'altezza, io ragazzi mi permetto di non essere assolutamente d'accordo con voi, anche perché è stato un grandissimo mercato. Secondo me, con quei soldi pochi che avevamo a disposizione, abbiamo preso Bernardeschi e Can, che sono due talenti davvero di livello mondiale nel calcio europeo. Can, che ha tanta esperienza già in Champions League, Bernardeschi che con la Fiorentina ha già giocato in Europa e comunque è uno dei talenti italiani migliori che ci sono nel calcio italiano. Poi abbiamo preso D'Ambrosio, che è un terzino di assoluto affidamento, che con l'Inter ha già giocato partite importanti e quindi è abituato a stare in una piazza dove si punta a vincere. Poi abbiamo preso Lucas Hernandez, che secondo me è un difensore talentuosissimo che magari riusciremo a riscattare anche a fine stagione. Per di più abbiamo richiamato Gaudino, abbiamo preso dei giovani importanti dove nel futuro sicuramente potranno diventare importanti e quindi potranno diventare fondamentali per la nostra squadra. Quindi io credo che il mercato, non vi dico sia un mercato da 10, ma poi alla fine non sia stato neanche così male. Adesso noi abbiamo terminato il mercato, ci dirigiamo verso la Juventus. Però prima vediamo un po' il rapporto sulla nostra primavera. Abbiamo questo giovane, niente di che. Questo qui, questo polacco sembra promettere bene, un 60. Per quanto riguarda gli altri, questo qui, un centrocampista centrale che può diventare tra 87 e 93... Io lo proporrei in prima squadra, Timur Maximov, visto che ci manca il sesto centrocampista. Prendiamo lui per fargli fare il sesto uomo del nostro centrocampo, perché no? Detto questo ragazzi, è arrivato il giorno della partita contro la Juventus, è la seconda giornata di campionato. Noi abbiamo affrontato già due partite ufficiali, contro il Napoli in Supercoppa e poi anche nella prima di campionato, che non mi ricordo con chi, devo essere sincero. Ma abbiamo comunque vinto, adesso dobbiamo confermarci contro la Juventus in questa sfida che non sarà facile assolutamente. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti dallo stadio Arechi, Salernitana contro Juventus, già una sfida davvero d'alta classifica, nonostante siamo soltanto alla seconda giornata di Serie A. Queste due squadre sono destinate a giocarsi probabilmente lo scudetto, probabilmente l'accesso in Champions, comunque finiranno molto molto probabilmente nelle zone alte della classifica, e quindi già da oggi si deciderà molto per quanto riguarda queste due rose. Danilo D'Ambrosio, c'è l'esordio nella Salernitana che ha acquistato molti giocatori, titolare infatti parte Danilo D'Ambrosio a destra,
Insieme a lui c'è anche Bernardeschi che già però ha esordito con la squadra di Zlatan e ha già anche segnato il primo gol della stagione nella prima uscita in Serie A. Vediamo le scelte di Zlatan, c'è in porta Dragoschi, poi D'Ambrosio, Corea, Canavigli, Kapner e Mrecian, l'altro acquisto insieme a Gaudino che è tornato insieme a Carella e poi Villalba, Ponce e Bernardeschi di cui abbiamo parlato poco fa. Vediamo come risponde la Juventus di Allegri, c'è in porta Neto, a destra Lichtsteiner, Rugani e Sokratis Papastatopoulos con Mattiello sulla sinistra, Sturaro, Khedira Rossi davanti, Isla e Asamoah sulle fasce, Mandzukic sarà l'unica punta di questo match. È tutto pronto, l'arbitro dice che si può iniziare. La seconda giornata di Serie A è iniziata adesso. Parte Khedira. Prova a girarsi, Khedira al limite, Mario Mandzukic, quella Khedira, Mandzukic col mancino, il pallone si impenna, resta in aria, attenzione Dragoschi, parata splendida, c'è Bernardeschi, attenzione, la sovrapposizione di D'Ambrosio, pallone per lui, occhio a D'Ambrosio, il cross forte dentro, attenzione Ponce, non trova la porta, che occasione, Papastatopoulos invece di rinviare aveva tenuto il pallone in aria e Ponce la posizione molto defilata, non era facile, colpisce male con la punta, il pallone termina sul fondo. Ora Isla, all'indietro ancora, Rugani, Isla, Rugani, attenzione, pressato, pallone preso, adesso da Villalba, fino in fondo Villalba, il tocco dentro Ponce, Ezequiel Ponce, 1-0, passa in vantaggio la squadra di casa, ma qui la frittata l'ha fatta Rugani che vediamo davvero sconsolato, con le mani sui fianchi, ha calciato addosso a Villalba che è partito, veloce in contropiede, dentro c'era Ponce solo solo, il tocco facile facile per Ezequiel Ponce che realizza il primo gol in questa Serie A, il primo, no il secondo in questa stagione, visto che è stato il suo, il gol che ha regalato la Supercoppa italiana alla squadra di Zlatan. Possono esultare i tifosi qui all'Ariachi, in vantaggio la Salernitana 1-0 al 41esimo. Quest'oggi, adesso che dire, attenzione pressato, riesce ad andare via. Pallone al limite, Fausto Rossi prova a calciare col mancino la traversa. Pallone che si era impennato dopo una deviazione. Stava rischiando davvero molto qui la Salernitana. La traversa ha salvato Dragoschi. Adesso Gaudino. Pallone per Carella. Finisce qui il primo tempo. 1-0. Una buona prova della Salernitana che ha rischiato anche in varie occasioni. Ma alla fine si è riuscita sempre a salvare. Per poi passare in vantaggio con il gol di Ponce. Davanti a lui c'è Jamie Vardy, il pallone è profondo per lui, attenzione a Vardy, Vardy prova ad andare sulla bandierina, poi taglia verso il centro, salta un avversario, Jamie Vardy, pallone incollato al suo destro, splendido il tocco per Villalba che può calciare, ci ha messo troppo, ma che azione di Jamie Vardy, pallone splendido per Villalba, pallone largo, Emrecan è rientrato ma non sta bene, speriamo non sia nulla di grave per Emrecan, deve lasciare il campo, dentro al suo posto, entra a botta. Per la Juventus, ora attenzione Sturaro, pressato da Abner che ruba questo pallone, attenzione movimento di Carella, vede lo scatto di Jamie Vardy, ora lo piano lì, può allargare Bernardeschi, Bernardeschi uno contro uno per andare via su Mattiello, viene chiuso poi ancora Bernardeschi però a servire dentro in botta piano lì si fa vedere Jamie Vardy, attenzione Jamie Vardy si gira il sinistro non trova la porta Jamie Vardy, davvero un ottimo movimento. Non ha trovato il palo lontano, ma la partita sta praticamente finendo. Siamo agli sgoccioli. Lancio lungo, Correa di testa alla meglio. Attenzione a Bernardeschi, forse è l'ultima occasione di questo match. Con Bernardeschi che la porta, va via molto bene. A Sturaro, però a servire dentro Carella. Ed è finita! 1-0, andiamo ancora avanti con gli 1-0. Però finché vinciamo, ragazzi, va bene così. Sono tre i risultati uguali praticamente da quando abbiamo iniziato questa stagione, abbiamo battuto tutte e tre le squadre per 1-0 e continuiamo comunque a punteggio pieno la nostra Serie A, continuiamo a punteggio pieno la nostra stagione, visto che non abbiamo mai perso neanche nelle amichevoli. Allora ragazzi, continuiamo a far salire i nostri giovani, è salito a Wuxinhai, è diventato un 68, davvero sta diventando fortissimo questo terzino nigeriano, andiamo a vedere, infortunato 3 settimane, Mrecian. Non ci voleva davvero, poi guarda caso, proprio nel ruolo dove stai più in difficoltà, cioè il centrocampo, ti si fa male un giocatore importante come Mrecian. Veramente sono cose agghiaccianti, agghiaccianti, lo fanno apposta secondo me. Allora andiamo a vedere un po' in Spagna, Maximov intanto che è un centrocampista della primavera, è diventato
giocatore della nostra squadra, Sebastian De Maio. Lo andiamo a vedere, 31 anni, 76. Costa poco, magari ci possiamo fare un pensierino per gennaio, quindi l'abbiamo messo nella nostra lista. Andiamo a vedere in Germania se abbiamo trovato qualcuno interessante. C'è Çalhanoğlu, che è in scadenza. Çalhanoğlu sicuramente può essere un giocatore interessante della nostra squadra. Per il resto c'è Kadlec, sono curioso di vederlo, e poco altro, poco altro. Mentre in Spagna, andiamo a vedere anche in Spagna, 12 giocatori, c'è Johnny, Varela, Cartabia, Federico Cartabia, potrebbe essere importante, Ruben Garcia, Enzo Perez, argentino, si vuole ritirare addirittura a 32 anni. Poi c'è Jonathan Dos Santos e niente, nient'altro. Adesso andiamo avanti perché abbiamo la sfida, come avevo detto prima, contro il Palermo di venerdì, perché poi abbiamo la sfida di giovedì europea in Europa League. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Renzo Barbera a Palermo contro Salernitana. Salernitana che viene da 3 vittorie consecutive, 2 in Serie A, quindi a punteggio pieno a 6 punti in testa alla classifica insieme a tante altre squadre. Naturalmente siamo soltanto all'inizio, vuole continuare così, sta suonando la carica. Zlatan, l'allenatore appunto qui a Salerno, che vuole subito partire bene e continuare così in campionato. Héctor Villalba, giocatore che ancora deve trovare la migliore condizione, ancora deve trovare il primo gol in questa stagione, anche se nell'ultima sfida è lui che ha servito l'assist vincente a Ponce per un gol facile facile che poi ha deciso il match contro la Juventus. Questa è la formazione scelta dal Palermo con Fulignati in porta. C'è il Cautari insieme a Pulgarese, Matmarin in mezzo alla difesa, Lazar, Yaya, Longoyi, Quaison e Morganella. Davanti ci sono però Borini ed Emegara. Davvero un attacco formidabile quello del Palermo, deve stare molto attenta alla Salernitana che però concede poco, ancora 0 gol subiti in questa stagione. Queste sono le scelte di Zlatan, confermata in blocco la squadra che ha battuto la Juventus. Ci sono soltanto Yanuar Lee al posto di Emre Can e a Wuschinara a sinistra, occasione per lui al posto di Abner. Tutto pronto, è iniziata adesso la sfida del Renzo Barbera. Dentro per Emegara, innocente pallone per Quaison che fa passare molto bene. Attenzione, Quaison in aria, si ferma, può calciare col mancino Dragowski sul primo palo, mette in calcio d'angolo. Grande, grandissima parata di Dragowski. Attenzione, può ripartire il contropiede della Salernitana con Bernardeschi. C'è Januali che si fa vedere in mezzo alle linee. Attenzione, Januali, lanciato uno contro uno, inseguito, la scivola da su di lui. Calcio di punizione al nostro Carella. Io la farei battere a Januali, mi sembra un piede molto esperto. Januali, attenzione, il pallone che ha girato attorno alla barriera, ma non trova la porta. Di sinistra a giro, sfiora il gol alla Salernitana con Januali. Si fa vedere Ponce. Attenzione Ponzi, chiede l'1-2 con Carella, arriva la sovrapposizione di Januali, pallone sul mancino, lo prova! La parata splendida di Fulignati, in calcio d'angolo, aveva trovato molto bene il primo palo. Adesso Bernardeschi, pallone fuori dove c'è Carella, lo sistema per il tiro, Carella! E c'è il gol! C'è gloria anche per lui, per il nostro, Carella! Gran gol davvero, si sistema il pallone subito per calciare di destro e trova il palo lontano. Con un collo destro potentissimo. Qui lo schema, Bernardeschi lo trova al limite dell'aria. Lui fa partire questo bolide. Non può nulla Fulignati, che aveva un traffico impressionante di persone davanti a lui. Poi davvero il tiro è potentissimo, è all'angolo. Non può nulla. Primo gol in questa stagione per Carella. 1-0. Salernitana che va ancora in vantaggio. Vito Ponce. Ponce per Carella. Attenzione al movimento di Villalba, servito sulla corsa. Attenzione a Villalba, può tagliare verso il centro. Villalba, pallone sul destro, calcia! La parata di Fulignati! Non c'è verso per il nostro Villalba. Verso Bernardeschi, fino in fondo. Bernardeschi steso, calcio di rigore! Calcio di rigore nettissima! Nettissimo fallo davvero qui, se non sbaglio, di Lazar. Vediamo un po'. Intervento su Bernardeschi, cartellino giallo. Cartellino giallo per Achraf Lazar, sì, è proprio lui. Dal dischetto andrà il nostro Héctor Villalba. Héctor contro Fulignati. Parte Villalba con il destro all'angolino. C'è gloria anche per il nostro Héctor Villalba. Finalmente si sblocca in campionato, finalmente si sblocca in questa stagione. Primo gol nelle prime 4 partite disputate, anche se lui sta disputando comunque ottime gare, ha fornito l'assist per Ponzi nell'ultima sfida. Adesso mette il risultato sul 2-0. Primo gol in questa Serie A per Héctor Villalba. Guarda Danilo D'Ambrosio.
Attenzione, attaccato. Ottima la giocata di Emegara, che adesso prova a mettere dentro Dragoschi. Ancora lui. Pallone giocato largo poi per Villalba. Attenzione, perché è scoperta la retroguardia del Palermo. Jamie Vardy chiede l'1-2, Villalba che lo riceve. Attenzione a Villalba. Villalba per tagliare verso il centro. Pallone di ritorno per Jamie Vardy, che controlla in aria. Attaccato, calcio di rigore. Ottima la giocata di Jamie Vardy. Calcio di rigore per la Salernitana. Parte Hector, non cambia l'angolo e non cambia nemmeno il risultato. 3-0, doppietta di Hector Villalba, che è egoista, non ha lasciato il rigore a Jamie Vardy nonostante l'avesse conquistato lui. Ma davvero vuole correre in questa classifica cannoniera di Hector Villalba, che è il leader della nostra squadra e anche oggi l'ha dimostrato con tante giocate e con la doppietta, nonostante sia dal dischetto. 2-0, doppietta per lui, secondo gol di stagione. Scusate, 3-0. Partita che è chiusa ormai all'84esimo. Il cross è lungo sul secondo palo, c'è il gol di Simat Mirin, se non sbaglio. 3-1, primo gol subito dalla Salernitana da Nicola Simat Mirin sul risultato di 3-1. Adesso purtroppo l'abbiamo subito. Comunque è indolore perché la partita la portiamo a casa noi. Finisce qui 3-1. Mi dispiace davvero di aver subito gol. Volevo chiudere ancora una volta con la porta inviolata, però ne abbiamo fatti tre. Questo è quello che conta, che portiamo a casa la vittoria. Comunque voglio farvi notare come tutti i giocatori stanno dando il loro meglio. Jamie Vardy ha guadagnato il calcio di rigore. D'Ambrosio sta facendo partite pazzesche. Villalba doppietta oggi dal dischetto. Assist con Ponzi. Ponzi ha segnato già due gol. Bernardeschi all'esordio. Cioè, ragazzi, stiamo facendo una stagione, almeno per ora, pazzesca. E speriamo di continuare così. Siamo alle porte della sfida di Europa League. Merchan dice che gli piacerebbe giocare, ma anche vedo che se capitasse una ricaduta starebbe fuori più a lungo. Quindi noi evitiamo di giocarci la carta di Merchan per ora, anche perché adesso abbiamo una sfida abbastanza semplice in Europa League contro questa squadra sconosciuta. E poi abbiamo lo Spezia. Quindi speriamo di recuperarlo al massimo per la Roma. La partita tra 2 settimane praticamente. Quindi tra 1 settimana e mezza. Quindi oggi faremo giocare un leggero turnover che continueremo anche con lo Spezia, visto che è una partita abbastanza semplice, che dobbiamo giocare in casa per poi prepararci al meglio per la Roma nella sfida della prossima settimana. Buonasera dalla Danimarca e benvenuti a Town Park di Hobro, cioè l'esordio stagionale in Europa League per la nostra Salernitana, che cerca la qualificazione per il secondo anno consecutivo. L'anno scorso è uscita ai 16esimi di finale. Quest'anno affronterà Benfica, Lech Poznan e Hobro in questo girone per cercare ancora la qualificazione alla fase di eliminazione diretta per poi arrivare fino in fondo. Almeno queste sono state le parole di Zlatan, che oggi ha schierato una squadra leggermente diversa da quella che abbiamo visto in queste ultime uscite. C'è un po' di turnover, due gol per Villalba nell'ultima partita, che oggi viene confermato alto a sinistra. Però accanto a lui non ci sarà Ponce, bensì Jamie Vardy. Andiamo a vedere le scelte dell'Obreo. Questa è la formazione di casa con alcuni nomi veramente impronunciabili. Quello che risalta all'occhio è però che si sono schierati con un 4-5-1. Quindi probabilmente cercheranno di arginare la manovra degli avversari per poi colpire in contropiede. Mentre non cambia assolutamente modulo, Zlatan schiera un 4-3-3 con Dragoschi. Il solito Dragoschi in porta. C'è Theo a destra che torna a titolare insieme ad Abner a sinistra. Con Marlon, anche lui torna a titolare insieme a Coré. Yanuar Lee, Karalla e Botta che partirà a titolare a centrocampo. Villalba, Bernardeschi, come appena detto, Jamie Vardy lì davanti. È tutto pronto? È vero, dal via a questo match. Trasferta danese non proprio semplice per la Salernitana. Yanuar Lee tocca ancora. Pallone giocato largo. Botta in pressing, ruba questo pallone. Attenzione a Botta, Botta fino in fondo. Botta viene pressato. Botta può mettere forte dentro Vardy! Jamie Vardy! È proprio lui! Alla prima in Europa da titolare per Jamie Vardy! Trova subito il gol! Come solo lui sa fare! Pallone sporco messo dentro da Botta. Questo cross molto teso, non si sa come la prende, ma alla fine il pallone entra. Anche dopo il tocco del portiere, guardate come si è piegato, ragazzi, sul piede d'appoggio per andare a colpire di esterno sinistro. Tocca anche il viso dell'estremo difensore danese, ma poi il pallone entra. Jamie Vardy, prima titolare, e subito gol per la punta che viene dal Leicester di Claudio Ranieri al 24esimo. Salernitana in vantaggio. Adesso Karalla può mettere dentro.
Il cross dove c'è Jamie Vardy! È sempre lui, no? Bernardeschi! Bernardeschi! Secondo gol in stagione per Federico Bernardeschi, che ha aperto le danze in Serie A e adesso apre il bottino personale ad uno anche in Europa League. Gol di testa, va a svettare in area di rigore e trova anche il gol sotto la traversa, incrociando di testa sul palo lontano. Gran gol, 2-0. La Salernitana chiude la partita al 36esimo minuto. Finisce qui il primo tempo, 2-0. Tutto davvero troppo facile per la Salernitana. Ma come abbiamo visto c'è una differenza sostanziale di valore fra queste due squadre. Allora io direi di togliere Hector Villalba dentro a Champong e anche fuori Bernardeschi e mettiamo... vediamo se c'è. L'abbiamo portato il nostro giovane? No, non l'abbiamo portato. E allora teniamo Villalba. Fuori Bernardeschi che ha già trovato il gol, lo facciamo riposare. Fuori anche Carella. Dentro Gaudino. E iniziamo questo secondo tempo. Largo da Abner, dentro da Gaudino. Attenzione, è partita Champong, pallone per lui. Splendida la palla per Champong, che va fino in fondo con il mancino e cross dentro. Jamie Vardy controlla, può calciare! Che gol di Jamie Vardy! Oggi davvero is on fire! Jamie Vardy, qualsiasi pallone tocca, lo trasforma in gol. Tripletta per lui. Che giocatore, ragazzi! E qualcuno si è anche permesso di dire che abbiamo fatto un mercato pessimo. Perché Jamie Vardy è troppo vecchio. Ma guardate che giocatore. Che giocatore Jamie Vardy. Aggancio e tiro. Non può nulla il portiere. Tripletta. Per un fenomeno. Un bomber assoluto. Come Jamie Vardy. Finisce qui. Finisce qui. 4-0. Ottima prova della Salernitana che non ha sofferto mai dall'inizio alla fine. Praticamente ha sfiorato il gol una sola volta nei minuti finali. Lobero. Per il resto partita gestita alla grande da Okoré e compagni, soprattutto gestita alla grande da Jamie Vardy che si porta a casa il pallone, tripletta per lui, eccolo qui, il mattatore del match, 3 gol e l'arbitro gli dà il pallone da portare a casa, adesso da firmare con tutti i compagni, da ricordare l'esordio assoluto da titolare per Jamie Vardy con la Salernitana. Molto molto soddisfatti ragazzi per questa partita, siamo partiti alla grande in Europa League, Jamie Vardy naturalmente migliore in campo con 9.1, ma tutti hanno disputato un'ottima gara, anche un po' troppo semplice, secondo me. Comunque il Lech Poznan è stato battuto 3-0 dal Benfica e molto probabilmente ci giocheremo il primo posto proprio con il Benfica in questo girone, se tutto va come deve andare. Manon ci ringrazia per aver giocato in questo match. Noi siamo molto molto soddisfatti di come siamo andati in questa puntata, naturalmente le abbiamo vinte tutte. E abbiamo fatto 4-0 con l'Obero, 3-1 con il Palermo e 1-0 con la Juventus. Se ci mettiamo anche le prime due sfide di questa stagione con Cagliari e Napoli, le abbiamo vinte tutte e 5 su 5 partite giocate. Io adesso vi do appuntamento alla prossima puntata dove affronteremo la partita contro la Spezia, la Roma e poi avremo la sfida contro il Lech Poznan in casa, credo. Oppure no? Sì, in casa, la Rechi di Europa League. E saranno decisive queste partite per capire dove possiamo arrivare in questa stagione. Di certo, se continuiamo così, significa che possiamo competere per tutte le competizioni possibili, cioè Coppa Italia, Europa League e campionato. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima con una grandissima Salernitana che vi aspetta. Un abbraccio da Zlatan.